Video, un servizio di streaming che conta migliaia di film all'interno del suo catalogo, senza considerare ovviamente le serie. Se vuoi passare una serata in compagnia di un film, ti basta andare a controllare tutte le varie categorie create da Prime. Vuoi un film fantasy? Eccoti accontentato. Vuoi un film anni 2000? Nessun problema. Vuoi del noir scandinavo? Ok, questo è strano, però c'è anche. Vuoi un Amazon Original? Qui dentro ci trovi tutte le produzioni fatte da Amazon. Io ad esempio con questa categoria mi sono ricordato dell'uscita della serie di Fallout e ho detto, ma sì, dai, proviamo a vederla, visto che ho amato Fallout 3 da ragazzino e ancora mi sento in colpa per aver fatto esplodere Megaton, mi dispiace un sacco. E questa serie di Fallout mi ha gasato particolarmente perché ha soddisfatto appieno le mie aspettative, soprattutto nel comparto visivo, che rende davvero bene l'atmosfera post-apocalittica del videogioco. Ora, l'equazione è molto semplice: per avere dei buoni effetti speciali servono dei bravi visual effect artist che a loro volta devono essere pagati. E lo so che non sono gli effetti speciali costosi a fare un bel film e che si può fare un capolavoro anche registrando per strada, però certi film hanno bisogno di effetti speciali. Immagina che vuoi fare un film su un mega serpente che combatte contro un drago di Komodo altrettanto enorme. In questo caso hai bisogno degli effetti speciali costosi, no? E cosa fai se non hai i soldi per permetterteli? Non fai il film. Oppure lo fai lo stesso, ma risparmiando sugli effetti speciali. Ed è così che tra le varie categorie del catalogo Prime, secondo me ne manca una, un contenitore di film che io suggerisco chiamare il lato nascosto di Prime, il cui target siamo noi amanti delle cose strane, di tutti quei film che si nascondono nei meandri sconosciuti e tutti accomunati da una caratteristica. Vogliono essere film incredibili, ma non ci riescono. Sono tutti prodotti così brutti che fanno il giro e diventano bellissimi. Io sono Poldo, su YouTube mi occupo di internet culture e oggi andremo alla scoperta dei migliori film, o i peggiori, dipende dai punti di vista, all'interno di Prime Video. Livello 1, normal mode. Allora, immaginate questo video come una discesa negli angoli più oscuri di Prime. Quasi come un iceberg, partiremo dalla superficie, ossia i film di serie B che bene o male tutti conoscono, per poi scendere ancora di più arrivando a film incredibili come giochi erotici per una famiglia per bene. In questa mia ipotetica categoria del catalogo non potrebbe mancare l'incredibile, inimitabile Sharknado, il cui solo nome vi fa già capire la trama e lo svolgimento. Tornado, squali, fine. E va benissimo così. Sì, ok, Sharknado lo conoscono tutti, insieme ai centinaia di B-movie sugli squali che non sto qui a nominarvi perché ci potrei fare un video intero al riguardo. Allo stesso modo anche Winnie the Pooh Sangue e Miele ormai pop, ne hanno parlato tutti i giornali del tentativo di sfruttare i diritti scaduti di Winnie the Pooh per farci un film horror, che tra l'altro ha vinto come peggior film dell'anno ai Razzie Awards, gli anti-Oscar. Anche se non sarà mai horror quanto guardare di fila tutte e tre i film di Ruby Red, quello è davvero difficile. Devi immedesimarti in una sedicenne per qualche ora, quindi dritti nella mia categoria. Al contrario, una piacevole visione è sicuramente Lavantula e il suo sequel Tu Lava Tu Lavantula, la cui trama è che da un vulcano escono questi arachnidi che sputano fuoco. Anche qua il budget probabilmente sono 7 euro in effetti speciali. E a proposito di ragni, una menzione speciale ad Alien Spider del 2013, che è riuscito a guadagnarsi da Prime il tag esagerato, quindi vuol dire che nasconde una piacevole qualità. Li inserisco entrambi. Alla fine in questa mia categoria di Prime ci metterei anche roba un po' più impegnata, tipo Garm Wars L'Ultimo Druido del 2015, che comunque gli effetti speciali non sono male, però è comunque molto vicino a questi film di cui vi ho già parlato. Poi in generale di film su creature strane possiamo andare avanti all'infinito ad aggiungere roba come La Maledizione di Komodo del 2004, La Mutazione del 2008, Fire Serpent del 2007, Legendary del 2014 e... che c'è? Ah, dici che questa è roba troppo conosciuta e che il titolo Il Lato Nascosto di Prime è clickbait? Ok amico, lo hai voluto tu. Entriamo nel tuo campo da gioco, perché per conoscere questi film devi essere davvero un esperto. Livello 2, Expert Mode. Narcos Italia Plata o Plomo. Questo non lo conoscevi, spero. È una produzione italiana del 2022 che probabilmente voleva cavalcare l'ondata di hype di Narcos, portando la versione italiana, sbagliando però qualcosa con le tempistiche, perché mi sa che Narcos andava forte quando andava alle superiori io. Ad avere la scintilla più forte è stato questo film del 2008 chiamato Delibrarian, Alla ricerca della lancia perduta, che è molto divertente da un punto di vista recitativo, è tipo il figlio maledetto tra Indiana Jones e Viaggio al centro della Terra. Nella mia categoria forse inserirei anche qualche film bello vecchiotto, tipo Attack of the Giant Leeches del 1959 e Il Gigante dell'Himalaya del 1977. In questo caso gli effetti speciali non c'erano, erano tutti fatti in modo analogico e a distanza di tempo vedere questi pupazzoni goffi fa piegare in due dalle risate. Però ai tempi chissà che paura, la gente era tipo, oh no,
un peluche. Sì, lo so, sto ignorando un'altra importante tipologia di film, ovvero quelli di arti marziali, ma se inizio a parlare di quelli finiamo domani sera, quindi ne scelgo solo due da mettere nella mia categoria. Ninja Terminator del 1986, solo perché ha un nome incredibile. E poi ragazzi, mamma mia, che scene magnifiche. E il secondo di arti marziali che voglio mettere è un po' un mix. Vi ricordate di Shaolin Soccer? Quel film in cui i monaci Shaolin giocano a calcio e sembra una partita di Inazuma Eleven. E non ho idea del perché in italiano sto film si è addoppiato in napoletano. Ecco, su Prime Video abbiamo un'altra versione, ossia Shaolin Basket, che purtroppo non è stata doppiata in napoletano, ma rimane comunque così bella anche in lingua italiana che si assicura un posto nella mia categoria. Allo stesso modo non voglio entrare nel buco nero dei film sui disastri naturali, quindi ignoriamo la quantità enorme di questi film presenti nel catalogo. Solar Attack, Global Meltdown, Dark Storm, Stonehenge Apocalypse. Perché tra tutti questi ho deciso di inserirne solamente uno, ossia Super Eruption del 2011, perché è quello con i migliori effetti speciali. E come potevano ovviamente mancare nella mia categoria i film con i robottoni. In particolare ho deciso di inserire Robot Overlords del 2014. Buoni effetti speciali, il resto un po' meno, che rende la visione di questo film interessante. E poi c'è Ben Kingsley dentro, che è passato da interpretare Gandhi a un film americano a solo budget. Ora, io so che in questo momento vi state chiedendo come ho fatto a trovare tutti questi film, visto che purtroppo se cerchi film brutti che piacciono solo a me non spunta nulla. Per arrivare al fondo del catalogo di Prime basta che clicchi un film di partenza e tramite i correlati ne clicchi un altro, poi un altro, poi un altro ancora, e due ore dopo ti ritrovi davanti a film come Laser Blast del 1987, dove gli alieni sembrano delle tartarughe senza guscio. Se avete tanto tempo da perdere come me, invece, dopo 10 ore di navigazione nei correlati siete pronti per giocare un nuovo livello. Livello 3, Impossible Mode. Ed eccoci arrivati a quella parte del video in cui inizierò a parlare di film che probabilmente ha visto solo il regista e l'operatore che l'ha proiettato in sala. Nella mia categoria, il lato nascosto di Prime, non potrebbe mancare Space Vampires del 1985 con Patrick Stewart all'interno. Un sci-fi incredibile, misto tra 2001, Odissea nello spazio e Alien, messi insieme in una pagnotta e poi picchiata con un cucchiaio. Effetti speciali culto, con delle scene che mi ricorderò per tutta la vita, con tanto di scena finale erotica per accontentare il pubblico sessantenne. Bello, ma non quanto i robot conquistano il mondo del 1987, che dà vibes da puntata di Ciao Darwin. Zero effetti speciali, solo roba analogica, e il che è strano considerando che si tratta di un film sui robot che infatti sembrano i bronzi di Riace. E proprio per questo sto film si merita un posto speciale nella mia categoria. Come dite, non posso parlare di questo film solo perché l'ha già fatto Yotobi anni fa? Piange a riguardo. Non sono convinto. Lo so, non ci sono film italiani di mezzo, sono tutti produzioni estere, quindi accontentiamo il nostro pubblico patriottico e inseriamo il meraviglioso Le Grida del Silenzio. Un film del 2017 diretto da Alessandra Carlesi della durata di un'ora e mezza in cui non succede niente. Però potete godervi quel retrogusto magnifico di recitazione da programmi su Rai 1 in questo tentativo di film introverso con tanto di scena incredibile di un personaggio che scompare manco se Thanos avesse appena schioccato le dita. Se non siete ancora contenti, invece potete valutare la visione di Il Cibo degli Dei del 1976. Zero effetti speciali per l'epoca, però è un film che parla di una sostanza che, se assimilata dagli animali, li rende feroci ed enormi. Come hanno fatto, direte voi? Tralasciando le zanzare in green screen che non hanno nemmeno tolto bene, hanno ovviamente realizzato dei modellini in scala e ci hanno messo sopra dei topi per dare l'impressione che fossero enormi mentre attaccavano la casa. Il risultato è bellissimo, sono commosso, non avete idea di quanto io ami sto film, sono felicissimo che sia su Prime. E poi, dopo giorni e giorni di ricerca nei meandri di Prime, ho scovato il film più nascosto possibile. Qualcosa che la piattaforma voleva celare ai nostri occhi, un capolavoro cinematografico che fa competizione ad Avatar. No, letteralmente gli fa competizione perché il film è Avatar, ma con le anatre. Provate ad immaginare come si chiama sto film. 3, 2, 1, Anatar. Bravissimi, aiuto! Anatar è un film italiano del 2023 diretto da Lorenzo Dante Zanoni, il cui obiettivo è riportare in vita il cinema parodistico sci-fi con questo goffo tentativo. Così bello che il regista ha deciso di disconoscere il film, richiedendo di essere accreditato con lo pseudonimo di Alan Smith per non rovinarsi la carriera. Scene stupende di comicità all'italiana, costumi bellissimi, effetti speciali incredibili. Un film così bello che è stato rimosso dal catalogo? Cosa? Ma quando ho iniziato a scrivere questo video era lì. Perché lo avete tolto? Era il mio cavallo di battaglia, la mia gemma nascosta nei meandri del catalogo. No, la mia nuova categoria, il lato nascosto di Prime, era quasi finita. Mancava solo
Lui. Ridatemi Anatar! Però vabbè, ci sta, alla fine il catalogo è in continuo aggiornamento. Film arrivano e film se ne vanno. Chissà, magari un giorno avremo la possibilità di rivedere questo capolavoro su Prime.